Oggi voglio parlare di YouTube fa cagare. Allora, gira tanto, gira tanto, gira tanto queste voci se YouTube fa cagare. Perché sì, YouTube è una merda. YouTube fa cagare, signore. Sì, YouTube fa cagare. Fa cagare. Punto e virgola. No, non c'è la virgola, hai capito o no? Hai capito o no? Allora, ci sono tanti, tanti motivi perché secondo me, attenzione, che dite stai copiando una terza persona magari che neanche non la conosco. Prima cosa, vaffanculo, va. Ma porco Dio, va. Su, Dio buono, chiudi quella porta, va là. Allora, il primo motivo perché a me YouTube fa cagare, l'impegno che ci mettono le tante persone, ma tantissimi piccoli YouTuber da 2000 iscritti, da 100 iscritti, da 1000 iscritti, ci mettono un impegno incredibile, proprio incredibile, vanno su Adobe Premiere Pro oppure Sony Vegas. Editing, melodie musicali, di cartoni animati, ci mettono tutti i dettagli, si impegnano a fare le scene che fa appunto divertire le persone. Ma cosa succede? Cosa succede? Cosa succede? E cosa aiuta a fare tutto quello, tutto quel l'impegno che ci metti, l'impegno, 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 l'impegno per poi cosa? Per fare un vlog così, dire FIFA è un gioco di merda, è un gioco di merda. Oppure tutte persone che hanno gli occhiali sono dei deficienti, incredibilmente, no? È così. E sono persone tante, tantissime su YouTube che fanno successo solamente con i vlog. Secondo me, la concorrenza tra fare un vlog semplice come io che sto parlando o uno che fa tanto editing, non siamo all'altezza, ragazzi, non siamo all'altezza. E questo mi fa dispiacere, posso anche dirlo dall'esperienza personale. Quando io faccio gameplay, quando faccio video speciali, quando mi impegno un sacco nell'editare, che sa tutto perfetto, alla perfezione, cosa succede? 15 visualizzazioni, 10 visualizzazioni, 20 visualizzazioni, no? E poi ti rendi conto, faccio un video di Oddo, attenzione, Oddomania, 21 secondi in croce, 21, niente più. E faccio 100 e passa visualizzazioni. E questo direte, ma cazzo, 100 visualizzazioni non sono da 10 a 100, cioè dai. Ma cazzo, sono 100 visual e basta, e punto. Quindi, cosa significa? Che quello va apprezzato. Quindi, ma cioè, alla fine va bene così. Alla fine va bene così perché, se voglio dire, ci sono tantissimi YouTuber quando il loro sogno. Ho conosciuto tanti YouTuber che hanno chiuso canali, avevano il sogno di diventare grandi YouTuber, si hanno impegnato veramente tanto, come ci impegniamo tutti i giorni, a casa, a scuola, al lavoro, a praticare lo sport, tutto questo impegno c'è stato appunto nel YouTube, e alla fine non vedi che non vai avanti, non vai avanti, non vai avanti. Quando semini e non raccogli, ci resti male, è normale, cioè. Il mio canale è così, ragazzi. Il mio canale non è un granché, il mio canale non è a livelli alti, secondo me, difficilmente lo sarà. Io vedo che YouTube, per diventare a livelli veramente alti, come Gabbo, come FaviJ, ecco, stiamo già a quei livelli da 800.900 iscritti, da PewDiePie, da numeri così alti, secondo me oggigiorno è sempre più difficile perché YouTube è così. YouTube è così che c'è anche un altro punto per ottenere visual, essere nel momento giusto. Perché ho fatto 111 e passa visualizzazione di Oddomania? Perché? Perché Oddo l'ha fatto in quel momento e l'ho fatto 2 giorni dopo. YouTube dovete anche sapere bravi a sfruttare le occasioni. Se viene Call of Duty, portate Call of Duty. Se la Juventus è campione d'Italia, portate la Juventus, parlate della Juventus. Io quando Leicester è stato campione ho fatto tantissime visualizzazioni, tante, per me sono tante. Ho fatto 5.000 visual, ma le ho fatte grazie a Leicester. Ma senza il Leicester City io non farei 5.000. Trapani Pescara,
playoff per la Serie A, ho fatto anche 2000 visual, quindi ragazzi, YouTube non è, ripeto, oggigiorno, l'impegno ok, fino a un certo punto, i video devono essere di qualità, ci sta, però ragazzi, per far successo, per almeno essere un po' guardati, poi in avanti si vedrà, dovete solamente essere nel momento giusto, nel posto giusto. È tutto qua, è tutto qua, ok? Ecco, e così farete molto 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 più veloce le visual piuttosto che rompervi la testa con un editing, non lo so, FIFA 16 Road to Division 1. Quante cazzo volte è stato rivisto Road to Division 1? Non è più originale, è portato da anni e anni, da anni e anni, perciò non si fa visual, tutto qua. I video io li farò sempre, anche se magari un giorno farò 1000 video e avrò 118 iscritti, 117 iscritti, ma io farò i video perché mi piace fare video. E se hai qualche problema, e se ti dà fastidio, non è problema mio, hai tanti youtuber da guardarti, ci sono tanti youtuber, va, pollice in giù mi raccomando, e si va tutti a posto, ok? A parte questo, se YouTube fa cagare, mi raccomando, impegno, determinazione, sacrificio e basta. E questo vi porterà altro. E ricordate una cosa molto importante. Tutti voi che fate video su YouTube non siete ancora niente. Un iscritto, una visual nella testa, ragazzi. Campioni voi, campioni noi. Bisogna essere nella testa campione. Bisogna nella testa far successo e dopo si può proseguire. Perché con i sogni, sognare... Favi J, sognare i numeri di Favi J non si viene lontano, bisogna fare determinazione, sacrificio e volontà. Buona giornata a tutti ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un non mi piace questa volta e noi ci vediamo prossimo video.